Io sono già partito. Shalom a tutti, ringrazio il nostro pubblico sempre più numeroso, sempre più affezionato. Mi fa piacere vedervi così impegnati nello studio della Gemara. Siamo arrivati studiando il Perek Sheni di Masechet Sanedrin, il Perek Kohen Gadol. Siamo arrivati in fondo a Daf Kaf Amud Alef, sostanzialmente. Oggi ci attende una sughiah non particolarmente lunga, ma abbastanza tecnica. E quindi diciamo su un filone diverso da quello a cui la Gemara ci ha abituato nelle ultime lezioni. Commenteremo l'ultima parte della Mishnah che si trova un po' più in alto nello stesso Amud. Vedete dove è Sì. scritto Matnitin? Le ultime due righe che abbiamo lasciato indietro rispetto all'ultima sughiah. Uchshemavrin oto kol ha'am mesubin ha'aretz vehu mesev ala dargash. La Mishnah si occupa del re in lutto, poveretto, ha perso un parente stretto e dopo averci dato delle indicazioni sulla partecipazione o meno del re al funerale, ci parla della seudat Avraha in un passo parallelo a quello che abbiamo già visto in una Mishnah precedente a proposito del Kohen Gadol. Vi ricordate? A proposito del Kohen Gadol era scritta una frase molto simile a questa: Uchshemavrin oto kol ha'am mesubin ha'aretz vehu mesev ala safsal, se ben ricordo. Qui invece la parola safsal è sostituita con dargash. Traducendo in italiano, quando gli si porta, in questo caso al re in lutto, la seudat Avraha, che è il primo pasto dopo il funerale, che l'Avel consuma per donazione di altri, non del suo. Va bene? E spesso e volentieri questa seudà viene, chi offre la seudà partecipa poi al pasto della persona in lutto. Cosa avviene nel caso del re? Kol ha'am mesubin ha'aretz, tutto il popolo siede, mangia seduto per terra, mentre il re siede sul dargash. A proposito del Kohen Gadol, è usata l'espressione safsal, che il Kohen Gadol aveva diritto a sedere sulla panca. Qui invece di Safsal si parla del Dargash, ma voi sapete che cos'è il Dargash esattamente? Ebbene, la lezione di questa sera è dedicata ad approfondire che cos'è il Dargash. Se ci vuoi anticipare intanto Dargash. Eh no. Purtroppo no. Non ce l'ho anticipato. Vedo che il giallo sul Dargash è una cosa, insomma, suscita un interesse quasi giornalistico. Mi fa piacere, va bene? La Gemara, siamo a circa metà della parte più corposa, della parte inferiore della pagina, per chi ha l'edizione di Vilna. I signori che hanno l'edizione Steinsaltz evidentemente hanno un'impaginazione in parte diversa. Ma il Dargash, che cos'è il Dargash? Ce l'avete? Beh, ragazzi, ma siccome mi piacciono i piccoli colpi di scena, prima di studiare la nostra Gemara qui, studiamo una Mishnah in Nedarim, dove la sughiah che studieremo è riportata in modo parallelo. E come vedremo c'è una terza fonte parallela ed è una Gemara alla fine di Moed Katan, dove si parla delle regole del lutto. Cosa dice la Mishnah in Nedarim? Siamo al Perek Zayin Mishnah Hei, credo che ce l'abbiate tutti sotto gli occhi. La Mishnah in Nedarim si occupa dei voti. Specificamente si occupa di colui che fa il voto di non adoperare un certo oggetto. Fino a che punto arriva il divieto per questa persona di adoperare oggetti simili a quello sul quale ha espresso il voto, ma non identici. La Mishnah dice: Hanoder min hamittah, colui che fa voto di non adoperare il letto, in sostanza di dormire per terra, mutar ba dargash, ha il permesso di adoperare il dargash. Questo che cosa significa? Che non è simile a letto, Che evidentemente il dargash non è incluso nel letto.
è qualcosa di simile a letto, ma non è incluso nel concetto di letto. In realtà, vediamo subito che questa è una machloket, perché quello che abbiamo letto sono divrei Rabbi Meir, è l'opinione di Rabbi Meir, והחכמים אומרים, הדרגש בכלל המיטה. I chachamim invece pensano che il dargash sia incluso nel concetto di letto, faccia parte dei letti. Va bene? Hanoder min hadargash mutar b'mita. Viceversa, secondo tutti, colui che fa voto di non adoperare il dargash ha il permesso di adoperare il letto, she'en hamita bichlal hadargash. Perché? Perché il letto non è compreso nel dargash. Se date un'occhiata al commento del Meiri sotto, del Kehati sotto alla Mishnah, riassume un pochino la Gemara che studieremo, e così accontentiamo anche Giulio che vuole sapere in anteprima come vanno a finire le cose. Bigmara muvaim shnei perushim ledargash. Ce l'avete nel testo della Mishnah? Arsa de gadda, arisat mazal, shehayu orchim umatziim ota leshem mazal mazal abait, vehayeta asuya lechavod velo leshimush. La prima ipotesi che la Gemara farà è che il dargash coincida con quello che viene chiamato in aramaico il letto della fortuna. Pare che ai tempi della Gemara ci fosse l'abitudine di lasciare un letto vuoto, non utilizzato, intitolato alla fortuna. I nostri rishonim si interrogano se non c'è in questo un problema di uchukotehem lo terechu, o addirittura di avodah zarah, Dio ci scappi. La risposta, che se non erro il Ran dà, è che in realtà si tratta semplicemente di qualche cosa fatto le siman tov, come buon segno, un segno di abbondanza dentro la casa, l'augurio di avere sempre un letto in più a disposizione rispetto al necessario, letto che non viene adoperato. Ma può essere adoperato in circostanze particolari, io non ospite, dire? In linea di massima no, adesso vedremo la Gemara poi come affronta l'argomento. Non sembra che venisse adoperato, al contrario, veniva lasciato apposta le Shemma Zala Bait, le Simantò. Ci sono usi diversi nelle famiglie, ci sono delle famiglie che usano quando hanno per esempio un pranzo con molti ospiti di lasciare una sedia vuota. C'è chi dice per Eliyahu HaNavi, c'è chi dice per questo, per quello. Sono minagim le simantò, che vogliono indicare abbondanza, che vogliono augurarsi che ci sia sempre un posto in più da poter dedicare a qualcun altro. Lo stesso vale qui per il letto. Questa è la prima ipotesi che la Gemara fa, e come vedremo scarterà, per motivi che vedremo. La seconda ipotesi è che il dargash, e questa rimane come spiegazione ufficiale del termine dargash, Asa de tzalla, che significa arisat or, ha'asuya omnam le shimush, dice il Kehati nel commento alla Mishnah, aval ena chashuva ke mita mamash. E umvoar bamfarshim, il Rambam, il Meiri, il Bar Tenura, shehi mita ketana ha'asuya lifnei ha'mita ha'gdola, kdei la'alot mimena al ha'gdola. È una sorta di sgabello di pelle, che serviva per salire attraverso di esso sul letto vero e proprio, che a quell'epoca doveva essere più alto di quello a cui siamo abituati noi adesso. Se andate a visitare certi castelli della Val d'Aosta, probabilmente trovate ancora degli arredi di questo genere, tanto per capire evidentemente come funziona la questione. A proposito delle regole di lutto, di cui si parla, dicevo, in Masechet Moed Katan, in uno degli ultimi dapi, si torna a parlare del dargash. Si porta una baraita che è citata anche nella nostra Gemara,
A proposito di un uso di lutto che è codificato ma non è più messo in atto, ed è la kfiat hamita. Uno degli antichi usi per il lutto era rovesciare il letto. Forse si dormiva sul letto rovesciato, probabilmente. Quest'uso è stato nei secoli abbandonato e la cosa è riportata dai poschimi. Per tre motivi. Il primo motivo è che i letti di oggi non hanno più la stessa struttura dei letti di allora. I letti di allora avevano dei prolungamenti delle quattro gambe che si alzavano sopra il materasso, per cui se si rovesciava il letto, il materasso non toccava terra. Oggi i letti così praticamente non esistono più. Ed evitare, per evitare che il materasso tocchi terra, si sporchi, eccetera, eccetera, questa è già una motivazione per non fare più la kfiat hamita in segno di lutto. Vuol dire la kfiat hamita rovesciare il letto. Il letto. Per dormire in modo scomodo, per ricordarsi anche durante il sonno che si è in avelut. Questo è il primo motivo per cui non si fa più la kfiat hamita, ma ce ne sono altri due. Il secondo motivo è che a un certo punto chasheshu le chishuf. Si temeva che i goim, vedendo una cosa del genere nelle case ebraiche, potessero temere che gli ebrei stessero facendo delle pratiche magiche. È riportata questa motivazione. La terza motivazione è che la regola vale per il padrone di casa se è in lutto. Il padrone di casa rovescia il proprio letto. L'achsenai, invece, cioè l'ospite, se è in lutto, non gli si chiede di rovesciare il letto del padrone di casa che lo ospita. E partendo dal presupposto che in galut noi siamo tutti in qualche modo achsenai, non siamo a casa nostra, ecco un'altra motivazione per cui in galut, perlomeno, fuori da Eretz Israel, la kfiat hamita non si è più fatta. Non mi risulta che in Israele sia stata reintrodotta, anche perché ci sono, oltre a questa, abbiamo visto almeno altre due motivazioni plausibili per non farla. Vi dico questo perché anche questo è al centro della nostra attenzione. Nella Sugia in Moel Katan c'è una discussione su cosa fare del Dargash in caso di lutto. La Baraita riporta due idee, quella del Tanakama che dice che il Dargash non si rovescia, partendo dal presupposto che tutti gli altri letti si rovesciano, e questo vale per tutti i letti della casa, ma il Dargash, dice il Tanakama della Baraita, non si rovescia, perché? Perché il Dargash evidentemente era più simile ai nostri letti di oggi. Non aveva baldacchini o prolungamenti delle gambe, per cui già allora si diceva se lo rovesciamo si sporca. E quindi cosa ti propone di fare il Tanakama della Baraita? Zokfo. Lo si rovescia su un lato, al posto di rovesciarlo completamente, e la persona invece di dormire su di esso, ammesso che si dormisse su di esso, andava a dormire da un'altra parte. Rabban Shimon ben Gamliel nella Baraita dà una soluzione diversa rispetto a quella del Tanakama e dice niente affatto, il Dargash può essere lasciato nella sua posizione così com'è, matir et akarvitin. Cosa vuol dire matir et akarvitin? Invece di rovesciarlo, invece di metterlo su un fianco, è sufficiente lasciare andare, smollare le cinghie che reggono la pelle. È come se, a questo punto, la persona può continuare a sedere o a dormire nel Dargash come se dormisse, così la vedo io, in un letto sfondato.
La... come era fatto il Dargash? La Gemara lo dirà, ma ve lo riassumo in maniera che poi lo studio della Sugya venga più agevole. Il Dargash aveva, come noi abbiamo le doglie del letto, il Dargash aveva delle cinghie, che erano collegate alla struttura rigida del letto, quelle che si chiama in ebraico le arukot o arkubot, che era fatta di legno. C'erano dei buchetti dai quali partivano degli occhielli, delle lulaot, dice Rashi, nelle quali dalle due lati erano inserite le cinghie, che quindi non riposavano direttamente sulla struttura in legno, ma erano inseriti in questi anelli. Vi dico tutto questo perché ci è utile per comprendere meglio la sughia. A questo punto comprendiamo perché Rabban Shimon ben Gamliel dica Matir et Akarvitin. Si lasciavano andare queste cinghie rispetto agli anelli dove erano inserite, si allentava la tensione in qualche forma di queste cinghie e questo materasso di pelle che rivestiva il Dargash in qualche modo, immagino io, sprofondava senza però toccare terra e quindi consentiva a chi occupava, alla persona in lutto che occupava il Dargash, di avere la di poterci stare dentro, ma nello stesso tempo di avere in qualche modo una sensazione di disagio che è compatibile con il suo lutto, evidentemente. Questo è il quadro generale della sughia. Vedremo anche come viene pascata la halakha per quanto riguarda il Dargash, se prevale l'opinione del Tanakama o l'opinione di Rabban Shimon ben Gamliel. Tutto questo lo vediamo nella sughia. Quello che ho cercato di comunicarvi è che il Dargash è una specie di letto, ma non esattamente un letto. A questo punto credo che siamo pronti per studiare la Gemara. Mai Dargash Amar Ula Arsa de Gada. Ula dice che il Dargash equivale al letto della fortuna. Gad è uno dei termini che indicano la fortuna, anche il nome di Gad, no? Nella parasha di Vayetzeh, è detto Ba Gad, Vayikra et Shemo Gad, giusto? Gad ha il significato di fortuna. Questo letto, dicevamo, non veniva usato, era un letto simbolico che era collocato nelle case semplicemente le siman to. Amru lei Rabbanan le Ulla, dissero i Chachamim a Ulla. Gli muovono un'obiezione. Mi ikamide de ad ha'idna lo otvinei ve ashta motvinano lei. Forse che c'è qualcosa sul quale fino ad adesso non l'abbiamo fatto sedere e ora lo facciamo sedere. Insomma, qual è l'obiezione dei Chachamim Maula? Se identifichi il Dargash del re con il Arsa de Gada, il letto della fortuna che non viene mai adoperato, com'è che improvvisamente adoperiamo questo letto per il lutto del re? Ci sento quasi una ironia. Se questo letto non viene mai adoperato perché deve servire da buona fortuna, andiamo ad adoperarlo proprio in una occasione scalognata, sia pure trattandosi del re. Potrebbe essere questa una lettura. Se non lo adoperiamo mai, perché dobbiamo adoperarlo proprio adesso? Se nessuno ci si siede mai sopra, proprio adesso ci facciamo sedere il re. Matkifla Rava. Rava non condivide questa obiezione e muove un attacco letteralmente all'obiezione dei Chachamim Ulla. In sostanza, apparentemente difende Ulla.
la definizione di Ulla, e dice Mai Kushia, che razza di domanda è questa? Dilma mi detehava a achila ustia. De ad haidna lo achilnei velo askinei. Asta kamuchlinan lei ve kamaskinan lei. Cioè, forse mi detehava è un'espressione idiomatica, nel Talmud vuol dire il caso equivale a, è come. Forse il nostro caso, in cui facciamo sedere il re su questo sgabello in modo straordinario, in modo eccezionale, è come il caso del mangiare e del bere. Che fino adesso nessuno di noi ha mai dato da mangiare o da bere al re. Ci mancherebbe altro che il re avesse bisogno della nostra carità. Hashta kamochlinan lei e kamashkinan lei, mentre adesso, perché è in lutto, gli diamo da mangiare e gli diamo da bere. Come eccezionale la situazione in cui qualcun altro dà da mangiare e da bere al re, la Seudat Avraha, perché è in lutto, possiamo anche accettare l'eccezionalità del fatto che usiamo il Dargash perché lui ci si sieda sopra, anche se il Dargash non viene mai usato per sederci sopra. Qual è il senso di questa osservazione? Evidentemente tutto quello che facciamo in questo momento per il re in lutto è l'enachamo, per consolarlo, per farlo sentire meglio. E quindi se già la Seudat Avraha offerta da altri nel caso del re è un caso assolutamente eccezionale, possiamo ammettere che per far sentire meglio il re utilizziamo per lui anche un letto che normalmente non è utilizzato per nessuno. È la Ikashia, Akashia, è la continuazione di Rabah. Dice, fin qui io difendo Rabah, difendo Ulla, cioè fin qui l'obiezione che tu che avete mosso a Ulla è inconsistente. Ma se ci deve essere un'obiezione da fare, questo è difficile, quello che segue. Vi faccio vedere io qual è la difficoltà. C'è una Baraita che dice, ed è l'opinione del Tanakama in Moed Katan, Dargash e no tzarich lichfoto e la zokfo. Il Dargash non necessita di essere rovesciato in caso di lutto, bensì è sufficiente metterlo su un fianco. Veis al kada atach alsa de gada, e se pensi che esso coincida con il letto della fortuna, amai e no tzarich lichpoto, per quale motivo non deve rovesciarlo? Ve'atania, ma non si insegna in una baraita al kofe et mitato lo mitato bilvad u kofe e la col mitot se yeshlo betoch beto u kofe? Ma non si insegna forse in una baraita che chi rovescia il proprio letto, chi si trova in questa condizione di doverlo fare, non rovescia soltanto il suo letto personale, ma tutti i letti che ha in casa sua deve rovesciare. E quindi, se il Dargash è il letto della fortuna, rientra fra i letti, e non si capisce perché la Baraita dica e no tzarich lichfoto e la zokfo, che non c'è bisogno di rovesciarlo, dal momento che la alsa de gadda viene rovesciato, anche se non è mai utilizzato, viene rovesciato al pari di tutti gli altri letti. Quindi, secondo Rabah, questa è la difficoltà a Ulla. Per questo motivo noi non possiamo identificare il Dargash nella alsa de gadda, nel letto della fortuna, come avrebbe voluto Ulla. Ma anche su questo si dice Mai Kushia, che razza di domande di difficoltà è questa? Anche su questo si può trovare una risposta. Dilma mi dedehava amita meyuchedet lekelim de katanei im hayeta meyuchedet lekelim e no tzarich lichpota. Forse
può essere sì identificata il Dargash con l'Arsa de Gadda, con questo letto della fortuna, e nello stesso tempo ammettere che il letto della fortuna come il Dargash non deve essere rovesciato, perché in realtà esiste un altro tipo di letto che è chiamato letto e non viene rovesciato. Qual è? Un letto che è destinato ad ospitare degli utensili o degli abiti, forse. Allora non esistevano gli armadi. Come? Una cassapanca. Una cassapanca. Allora non esistevano gli armadi. Dove si mettevano le cose? Su una cassapanca. E qual è il din della cassapanca rispetto alla kfirat amidah? Lo leggiamo qui. De katanei. Im ayeta meyuchede kelim, se però il letto era destinato ad ospitare degli abiti, quello che dicevamo una cassapanca, non c'è bisogno di rovesciarla, perché non è destinato, non è un vero letto, non è destinato all'uso umano. E quindi potremmo immaginare, dice la Gemara, che anche l'Arsa de Gadda, che non è mai utilizzato dagli uomini, sia soggetto alla stessa esenzione, e quindi salvare l'identificazione del Dargash, che una baraita dice chiaramente non viene rovesciato, salvare la sua identificazione con l'Arsa de Gadda come voleva Ulla. È tutta una discussione su questa identificazione di Ulla del Dargash con la Arsa de Gadda. Però non si ferma qui. E la Ikashia, Hakashia. La Gemara continua con lo stesso stile di prima, ma se c'è una difficoltà da muovere, questo è difficile, quello che segue. La seconda parte della Baraita, che riporta l'opinione di Rabban Shimon ben Gamliel a proposito del rovesciamento eventuale del Dargash in caso di lutto. Rabban Shimon ben Gamliel omer, Dargash matir karvitin vehu nofel me'elav. Mentre il Tanakama dice che in caso di lutto il Dargash doveva essere collocato su un fianco, perché non avendo prolungamenti delle gambe, come i letti moderni, c'era il rischio che il materasso si sporcasse qualora lo rovesciassimo sul pavimento. Rabban Shimon ben Gamliel offre una soluzione ancora più semplice, dice: non occorre neppure metterlo sul fianco, è sufficiente smollare le cinghie che tengono sul materasso di pelle ed esso cade per i fatti suoi. E ci si può dormire dentro avendo la sensazione di dormire, come dicevo, in una sorta di letto sfondato. E quindi e se tu pensi che il Dargash coincida con Arsa de Gadda, con il letto della fortuna, Karvitin mi itlei, forse che il letto della fortuna possiede le cinghie che tengono sul materasso, non ne ha necessità, perché? Perché non è un letto che viene utilizzato. E quindi a questo punto Ulla viene respinto. La sua identificazione del Dargash con Arsa de Gadda si indebolisce decisamente. Qual è la differenza? Che il Dargash ha i Karvitin, quelle famose cinghie di cui parlavamo, va bene? Mentre il Arsa de Gadda, dice la Gemara, non ha Karvitin, perché non viene utilizzato e quindi non ha bisogno di cinghie elastiche che tengano sul materasso. Dobbiamo immaginarci una cosa di questo genere. E allora, che cos'è questo famoso Dargash? Visto che l'ipotesi di Ulla viene respinta, è la chi ata Ravin, quando giunse Ravin da Eretz Israel. Ravin era uno dei famosi Nachotei, quelli che prima dell'epoca, subito prima dell'epoca di Costantino, lasciavano Eretz Israel per andare a insegnare in Babilonia.
E quando le cose si misero male in Eretz Israel, con Costantino, l'editto di Milano e compagnia, le yeshivot di Eretz Israel declinavano, cosa fecero? Rimasero in Babilonia, e la Babilonia a quel punto fiorì. Riferiscono i chachamim babilonesi che quando giunse Ravin da Eretz Israel portò l'interpretazione della parola Dargash che evidentemente si dava in Eretz Israel diversa da quella di Uli. Chi ata Ravin amar, quando giunse Ravin da Eretz Israel disse, due punti aperte virgolette, amar mi hahu merabanan ve rav tachlifa shemei, mi ha riferito uno dei chachamim il cui nome era Rav Tachlifa, dehava shechiach beshuka de gildae, che frequentava il mercato dei cinghiai, dei produttori di cinghie, Ratzanin in ebraico. Ed in effetti la sughia parallela in Nedarim al posto di Gildae a Ratzae, quelli che insomma si intendono di questo mestiere. Ve amarlei, e gli disse, mai Dargash, che cos'è il Dargash? Arsa de Zalla, un letto di pelle. E qui si arriva alla seconda spiegazione che abbiamo visto nel Keati di Nedarim prima, ve lo ricordate? Il letto di pelle. Guardate, a questo proposito c'è un lungo rashi molto tecnico alla fine della colonna che spiega esattamente di cosa si tratta. Rashi dice: Mitashel or è un letto di pelle, vetolin rezuot bisfata or saviv, si appendono le cinghie al bordo della pelle intorno. Uxerozin l'intotò, quando lo si vuole tendere, onvin arezuot be'aruchot amita, si legano le cinghie come fossero cravatte, onvin mileshon aniva, nella struttura di legno del letto, nella rete, quella che noi chiamiamo la rete del letto, fissa. Uxematirinota, e quando la si lascia andare, la si molla, hunofel, cade, come dice la Gemara prima, vehen hen karvitin, e questi sono precisamente i karvitin di cui la Gemara ha parlato poc'anzi. Cosa succede? Vechas u alav lichfoto, a riguardo la persona a rovesciarlo questo letto, perché se lo itkalkel a or benichluach karka, perché non vuole che la pelle si sporchi con l'umidità o lo sporco del terreno. Se lo aiuta shekera avgevohim miserugo lemala, perché le cime delle gambe non erano più alti della rete in alto, come vi ho spiegato prima, e quindi se lo si rovescia completamente il materasso va a finire per terra. Ve kama tanakama, e il tanakama della baraita, il moed katan citata anche qui, dice zokfo al dofena keraim ve aruchotav lemala, che lo invece di rovesciarlo completamente lo si mette su un fianco, sul fianco delle gambe, per l'appunto al dofena che era ain, e la rete sta in alto. Immaginate un letto messo a 90 gradi così. Ve amarne i Rabban Shimon, e Rabban Shimon ben Gamliel gli dice invece, sempre della Baraita, la seconda opinione, matir karvitin de uno fel, lascia andare le famose cinghie e questo cade e si può stare dentro questo letto senza doverlo spostare, avendo la sensazione del letto sfondato, come dicevo prima. Questa è la definizione di Dargash che rimane definitiva in tutti e tre i passi della Gemara. A questo punto preme alla Gemara definire qual è la differenza esatta fra Dargash e Mità, visto che in tutti e due i casi si tratta di qualcosa che l'uomo adopera, perché il Dargash non è più il letto della fortuna di Ulla, ma è
qualche cosa che viene adoperato, va bene? Un letto di pelle. La domanda a questo punto è: qual è la differenza fra il dargash e la mittà vera e propria? Siamo alle ultime righe della pagina. Amar Rabbi Yirmiyah, Amar Rabbi Yohanan. Qual è la differenza? A nome di Rabbi Yohanan si porta una prima ipotesi che non rimane poi definitiva. Dargash, questa è la pagina, Serugomi Toho, ce l'avete? Il dargash, come faccio qui a spiegarvi cosa vuol dire? Il serug è l'intreccio delle famose cinghie dei calvitin con la struttura di legno. Rabbi Yohanan in questa prima ipotesi dice che nel dargash serugomi toho significa che le cinghie sono inserite dentro la rete di legno attraverso buchi fatti nel legno. Mentre mità seruga me al gabba, mentre il letto vero e proprio ha le cinghie che attraversano il legno completamente da fuori senza bucarlo. Non so se mi spiego, ci vorrebbe un disegno. Quando diciamo serugò mitochò intendiamo che le cinghie attraversano il legno tramite dei buchi. Aspetta, non so se sia quello definitivo, quello che stiamo guardando qui. Nel caso, qui non c'è una lavagna, nel caso della mità dove dice serugame al gabà, significa che l'intreccio delle cinghie passa intorno al legno coprendolo sostanzialmente e non passa intorno al legno al di fuori e non dentro il legno tramite buchi. Sì, è proprio. È chiaro? È proprio questo. Metivei, ci sono due, una sughia da tappezziere. Ve l'ho detto che è una sughia molto tecnica, ma i ragazzi con cui l'ho studiata è piaciuta molto, incredibilmente. Mi piacciono più le sughiot tecniche che non quelle storiche o filosofiche che siamo abituati a fare. Comunque, sì, soprattutto i ragazzi del tecnico, effettivamente. Metivei, la Gemara dice, porta una baraita in contrasto con questa ipotesi di Rabbi Yohanan. Evidentemente si vuole dimostrare che questa ipotesi non è corretta, deve essere formulata in altro modo. Qual è la difficoltà? Che cosa dice questo altro testo? Questo testo parla della Tum'a dei Kele'etz. Voi sapete che ci sono quattro categorie che prendono Tumà. Adam, l'essere umano, Ochel Umashke, Ochalim Umashkim, cibi e bevande, e Kelim, utensili. Va bene? La domanda è: da che momento un utensile è ricettivo di Tum'a? Può prendere Tum'a se viene a contatto con qualcosa di Tamè. La halakha è che un keli prende Tum'a mishenigmera melachto. Prende Tum'a dal momento in cui è considerato un keli vero e proprio, cioè da quando il processo di fabbricazione del keli è stato portato a termine. Prima che venga utilizzato, questo non c'entra. Quello che conta è che la fabbricazione sia stata ultimata. Guardate che cosa dice questo testo a proposito dei Kele'etz me'ematai mekablin tum'a. Da quando gli utensili di legno ricevono impurità? Kele'etz evidentemente non sono pshutei Kele'etz. Pshutei Kele'etz, cioè le assi di legno lisce, non prendono nessuna forma di tum'a. Questa è una caratteristica del legno. Ma qui si parla di utensili veri e propri. Da quando prendono la tum'a, e si porta l'esempio, Hamita veharisa mishe yeshufem be'or hadak. Se si tratta del letto o della culla, e sono gli oggetti di cui noi ci stiamo occupando,
prendono Tum'a, cioè sono considerati completati nel loro processo di fabbricazione dal momento in cui li ha unti con la pelle del pesce. Rashi spiega che la lucidatura con la pelle del pesce è l'ultima operazione che si fa su questi letti di legno perché siano lucidi, perché siano rifiniti. Da quel momento prendono Tum'a. Ma domanda la Gemara: Ve'imita mesoregeti me'al gaba. Se però, caro Rabbi Yochanan, tu mi vieni a dire che la mità di cui si parla qui a proposito della Tum'a ha una struttura di legno che è completamente coperta dalle cinghie dall'esterno, lama li shifat oradag, perché devo lucidarla con la pelle del pesce se tanto il legno non si vede perché è coperto dalle cinghie? Evidentemente questo testo dimostra che la definizione di mità non può essere quella di Rabbi Yochanan, il quale diceva che mentre nel Dargash le cinghie sono collegate al legno attraverso dei buchi nel legno e questo lascia intravedere una parte del legno, la mità era mesoreget me'al gaba, vuol dire che le cinghie erano legate alla struttura di legno dall'esterno senza buchi, con l'effetto di coprire completamente il legno e di rendere inutile la lucidatura. Vuol dire che tecnicamente c'è qualcosa che non va in questa definizione e la Gemara si corregge. Ella ha ve ha mitocho. Dobbiamo allora dire che ha ve ha, sia il dargash che la mità, serugo mitocho, hanno le cinghie collegate al legno attraverso buchi interni che lasciano il legno visibile. Qual è allora la differenza fra mità e dargash? Mità ha uleve apuche bevisione, che nel letto le cinghie vengono fatte entrare e uscire attraverso buchi nel legno, come abbiamo detto prima, mentre come abbiamo detto prima a proposito del dargash. Mentre nel dargash ora diciamo che a uleve apuche beavacata, che le cinghie vengono fatte entrare e uscire attraverso degli occhielli che sono interni alla struttura di legno. Cioè la struttura di legno non è toccata dalle cinghie affatto nel dargash. Le cinghie vengono fatte passare dentro degli, non nella struttura di legno, non in buchi nella struttura di legno, ma dentro degli occhielli che sono appesi alla struttura di legno dall'interno. E questo spiega, questi sono i famosi carvitin, e questo spiega perché nel dargash si può ottenere molto facilmente l'effetto del letto sfondato senza doverlo capovolgere o rovesciare. Amar Rabbi Yaakov, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, conclusione, dice Rabbi Yaakov a nome di Rabbi Yoshua ben Levi, Alacha che Rabban Shimon ben Gamliel. A proposito della kfiata mita nel dargash, la Alacha segue la seconda opinione della Braita, quella di Rabban Shimon ben Gamliel, che dice non c'è bisogno neppure di mettere il dargash su un fianco, è sufficiente allentare i carvitini negli occhielli interni e la mità e la dargash nofel me'elav. E quindi dobbiamo pensare che il re, tornando alla nostra Mishnah, durante la seudata avraha sedesse sul dargash, come dice la Mishnah, ma sul dargash i cui carvitini sono stati allentati. Quindi sprofondava un po'. Evidentemente. Beh, gli altri mangiavano seduti per terra. Era già un'affermazione di Kavod il poter stare sul dargash in questo modo, evidentemente. Ultima osservazione della Gemara.
Amar Rabbi Yaakov Bar Ami, c'è un caso in cui effettivamente c'è un tipo di letto che non si può rovesciare e qui ci accontentiamo veramente di collocarlo su un fianco. Non il Dargash, perché la Halakha segue Rabban Shimon Ben Gamliel che dice è sufficiente allentare le cinghie. Qual è questo caso? Mita shenaklitea yotzein zokfa vedayo. Un letto i cui naklitim escono, e adesso mi direte voi cosa sono i naklitim, la mette su un fianco ed è sufficiente. Dove si parla di Naklitei Amita ancora nella Mishnah? Lo sapete dove si parla di Naklitei Amita ancora nella Mishnah? La terza Mishnah del primo capitolo di Sukkah. La Mishnah gli dice Peras Alea Sadin Pesula. Se prendete una Sukkah e ci mettete sopra un lenzuolo, che lo mettiate sopra il sechach o che lo mettiate sotto il sechach, sì, rende pasul la sukkah, perché a quel punto non sedete più sotto la sukkah ma sedete sotto il sadin, sotto il lenzuolo. E questo è un din che tutti quanti conosciamo. Ci sono dei sistemi per proteggere la sukkah dalla pioggia, ma bisogna stare attenti in ogni caso di rimuovere questa copertura quando ha finito di piovere, prima di sederci sotto, perché altrimenti non avete compiuto affatto la mitzvah della Sukkah. Ma la Mishnah racconta invece, alla fine, che se invece di un lenzuolo orizzontale parallelo al Sechach si tratta di paraperas al Naklitei Amita, la Sukkah è kesherah. Cosa sono i Naklitei Amita? Sapete cos'è una zanzariera? Erano letti a metà del cui lato corto partiva un'asta verticale, i due naklitim, sia alla testa del letto che ai piedi del letto, che sostenevano una sorta di tenda probabilmente ad uso zanzariera. Potete mettere un letto così dentro la sukkah? La Mishnah dice sì, sì. Qual è la differenza fra la zanzariera messa in obliquo e il sadin messo in orizzontale? Per cui la zanzariera va bene, non è possella la sukkah, mentre il sadin rende pesula la sukkah. Qual è la differenza? Che la zanzariera non ha un tefach in orizzontale e quindi non è considerata a sua volta su capsula. È come se non ci fosse. Dal punto di vista della costruzione, non inficia la costruzione. Per cui, se al di sopra di questo letto c'è una sukkah regolare, la sukkah resta regolare. Tornando ai Naklitim, avete capito di che cosa si tratta? Si tratta di un letto che ha queste due aste verticali a metà dei lati corti sui quali si mette il tessuto a mo' di capanna. Potete voi immaginarvi di rovesciare un letto così? Non è possibile. Ecco perché la Gemara qui ci dice, ed è Halakha, che mita se naklitea yotzein, questo è il caso di una mita che zokfim vedayo, che è sufficiente rovesciare su un fianco, e ovviamente non può essere utilizzata nel periodo di lutto. Riassumendo, quali dinim abbiamo imparato questa sera? Abbiamo imparato il din della kfiat amita, giusto? Del rovesciamento del letto in caso di lutto. Per quali letti vale questo? Per tutti i letti che vanno sotto il nome di mità, che siano utilizzati dall'essere umano.
E quindi abbiamo studiato che invece una cassa panca meyuchedet le kelim non viene rovesciata affatto. C'è poi il dargash di cui basta allentare le corde. E abbiamo studiato adesso la mitashe naklitea yotzin, quella sì che si rovescia su un fianco. L'altro din che abbiamo imparato riguarda il momento a partire dal quale i kelim mekablim tum'a. Da che momento gli utensili sono ricettivi di impurità? Mishe nigmera melachtan. Dal momento in cui è stata compiuta l'ultima operazione per renderli atti all'uso, l'ultima fase della loro fabbricazione. Ci sono altre cose che dobbiamo aggiungere? Forse no, abbiamo detto tutto. E direi che per questa sera ci fermiamo qui. La prossima settimana riprendiamo un'altra eccezionale Mishnah storica. Grazie a tutti per l'attenzione e buona serata. Grazie a lei. Ecco, infatti.